Bentornati tutti porci in questo nuovo video. Sono Pigal e oggi siamo di nuovo qua su Zoom. Dopo che l'ultimo video è andato veramente male, che poi questo non ho capito se è un simbolo dell'anarchia venuto male o un cuore fatto male. In ogni caso è fatto male, punto. Voglio la lampada perché ci devo fare una kill con questa. E guardatelo ragazzi, saltella come un grillo, guardatelo come pragmatico, un vibratore quest'uomo. Oh! Citazione del 2. Sì, questa è la vasca delle siringhe, in cui, se non erro, viene gettata Amanda perché per codardia di uno delle vittime, una roba del genere. Devo ancora vedere il 3, devo ancora vedere il 3, lo vedrò, tranquilli che lo vedrò. No, ta 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 ta. Ok, bravo. Era in obliquo modello Michael Jackson, che cazzo. Ah sì, è un pazzo, sì. Dai, bello. Sono qui da tre quarti d'ora, tesoro. Aia. Aia. Aia, Cristo. Muori. Muori. Stupido idiota. Ehi, l'ho fatta la kill con la... Eccolo lì, bravo. La lampadina. No, questa siringa è potente. Cioè, ho trovato un medikit vuoto. Fantastico. Bisturi gamma. Nella ricerca di un metodo di neurochirurgia meno invasivo abbiamo realizzato un prototipo di chirurgia per radiazione. Al soggetto viene applicato un caschetto in piombo, le cui aperture corrispondono all'area del cervello che si desidera rimuovere. Un cranio del paziente viene quindi esposto a radiazioni gamma ad alta intensità. La maggior parte degli esperimenti sono falliti, ma speriamo di fare progressi al più presto. Cioè, in pratica gli fanno saltare il cranio, praticamente gli aprono il cranio. Ma è un manichino o un uomo questo? Prendo la siringa. Televisione statica. Macchina fotografica, che è il peggior strumento di luce del gioco. Qua nell'angolo non c'è un cacchio, niente, andiamo. Ah no, è vero, devo... Ah, niente, siringa ipodermica. Ho già tutte. Allora, le scale. Siamo saliti, adesso dobbiamo scendere. Che cacchio di giro mi sta facendo fare quest'uomo? Non fa luce. Anche se l'oggetto migliore per far luce, l'accendino, figli, ne fa una quantità talmente fievole che non serve quasi un cacchio. Qua? No. Sì, mi dicono di sì. Ah, ciao. È pure ironico, guardate come si è messo. Sono pieno, però almeno so che c'è. Ok, quindi niente, questa è la via giusta, quindi controlliamo prima questa porta. Zio porco no, zio porco proprio no, ma manco per idea, vedi qua. Ah, che simpatico, veramente utile questa stanza, mi dicono, vabbè che ce l'ha, no teso, ok bravo, ha fatto tutto da solo, ha capito che forse non era il caso di spegnere. Acqua, acqua. Acqua, trappola elettrica. So, ti riesco a prevedere. Non fare il cazzone. 204, I know you are looking, come to room 204. So che stai guardando. Stanza 204. E
cazzo è la stanza 204? Stanza 204. Raga, avete visto i numeri? Perché io non ne ho visti? Sentite, a questo punto la spreco e me ne prendo un'altra su perché almeno vado avanti full vita. Dammi qua. Grazie. 204. Che cacchio è la 204, mo? A meno che non sia il codice. Vabbè, io ci provo. Ah, ok, era il codice, ok. È 204, che cazzo è? Non l'ho mai visto. Esamina la stanza del reparto 204 nel reparto delle donne. Ah, quindi era codice e minzega. Un po' più intricata sta cosa. Questa porta prima non era sfondata. Scusatemi un minuto. Ok, eccomi qua, porci. Scusatemi, ma bisogno fisiologico improvviso, sono dovuto andare un attimino al bagno. Abbiamo un'arma, sì. Sì, abbiamo una siringa, giusto? Sì. Trappola. Dove? Ah. Bello! Sei morto diretto perché non l'ho proprio notata. Non. Che è sto rumore? No! Altro statico. Mazza. Tavolino. Una stanza inutile in pratica. Non niente qua. Vetrini, vetri, 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 vetri. Armoniaca, soppiero. Ci stanno altri vetri. Ah, mica palle sta cosa. Perché è difficilissima sta cosa? Perché devi arrivare a pelo e poi a scattare appena passa. Ah, grazie per l'indicazione, se no mi perdevo, guarda. Niente. Ah, lampada, ok. Più bui le prossime volte le stanze, so, più buie. Mamma mia. Io devo cercare la 204, adesso la 300 qua. Zio, povero. Che cazzo, allora. Aio! Di vetri. Ah. Ok, 304. Cosa c'è nella 304? E addio! Ma zio povero, c'è una parte in cui non c'è niente, non c'è una parte dove non ci siano vetri, sto morendo lentamente a causa dei vetri. Qua c'è un bisturi, a me che mi serve il bisturi. Porci aio! Ma porco schifo, basta! Sti cacchiaro di vetri. E qui? Reverse bear trap attiva. Questo se è morto malamente. Da solo tra atroci sofferenze. Qua è tutto chiuso. Niente, devo sprecare una siringa. Sono a metà vita. Mi arriva un pazzoide schizzato e mi ammazza di diretto. Ah, guarda. Perfetto, guarda. Tutto calibrato proprio. Qua non c'è niente. Lì ci sono vetri? No, non mi sembra. Questa è la 204, lì in fondo cosa c'è? Prima di andare nella 204 cerchiamo nella 203. Interessante, c'è anche un bel topolone lì che banchetta amabilmente con le sue viscere. È bellissimo come cosa. Comodino, non caso. Questo deve essere lo shortcut per tornare indietro.
Che c'è lì? Ah, niente, una tubatura. Bene, bene, molto molto bene. Santa pazienza e tempo. Oh, e basta, stai fermo. Ragazzi. Oh, mi sta fermo. Ok, mo prendi quest'altro. Oh. Sta facendo quello che vuole lui, sto coso. Oh, grazie. Mo' abbiamo le lampadine, giusto? Due erano. Bella, qua c'è pure dell'acqua. Mi sembra che erano due le lampadine da trovare, perché una c'era già. In totale. Ehi, ehi, ehi cosa? Ehi chi? Ah, sei tu. Ah, 20! Ah! Ehi, la siringa è un one shot. Iniezione letale. E 20 l'abbonamento. Ma si dice di Ok. Sì, ragazzi, perché. Ah, sappiatelo. Questa è un'anticipazione di un video che mi ha suggerito proprio ieri. Valdez is not dead. In treno. Perché entrambi ormai siamo universitari che studiamo a Pavia praticamente. Lui ha pensato di fare un video dove vi diciamo come ci stanno andando le cose, come ci troviamo all'università, diciamo per coloro che forse all'università non ci sono ancora arrivati. E l'ho trovato un'idea interessante, di conseguenza, buona, faremo questo video. E dato che io ogni giorno, praticamente dal lunedì al venerdì, per andare a Pavia piglio due treni. E quindi mi serve un abbonamento settimanale perché sono veramente tante fermate, di conseguenza non posso tentarmela senza biglietto come facevo un tempo, quindi sì, perché il porco Pighead evadeva malamente non pagando i biglietti sul treno. Sono, lo so e non me ne pento sinceramente. C'è gente che ha fatto peggio di me. È un problema per voi? È un problema che Pighead si fa tacci suoi? Eh? Non credo proprio. Comunque, se riusciamo, andiamo direttamente al teatro, così almeno. A sinistra c'è luce. A sinistra e a destra c'è luce alla fine di ogni percorso. Sì. Però adesso, tesoro, io devo tornare indietro. Dov'è il teatro? Zio povero, sti vetri. No, però è di qua che devo andare. Teatro di qua. Perfetto, dietro si è chiuso. Non possiamo più andare indietro. Ma è niente. Qua c'è il dossier, l'avevo già letto. Sono sicuro che quest'ora si è già sparsa la voce che ci ritroviamo in ristrettezze economiche. Non si può. Ok, mi sembra di averlo già letto questo. Storage. Tubatura, mi piace di più del mano di manichino. Che è sto posto? Una mazza, mi piace di più della tubatura, dammi la mazza, va. Shed some light. Fai luce. Verde, blu e rosso, ok. Allora, no, no e no. Questo può anche andare.
Fantastico. Yes, un cacchio perché non mi è servito a niente. Fantastico. Teoricamente, una volta che abbiamo risolto il problema delle luci, dovrebbe esserci aperta. Si dovrebbe aprire. Non starò al tuo gioco, ok? La porta per la vittima. Ergo. Ci siamo, ragazzi. Ergo, ci siamo. Veramente ci siamo. Ora. Pianta. Pianta. Allora, era. Verde, blu, rosso, se non erro. Verde, blu, rosso. Hai la soluzione per aprire la serratura. Adesso vai sul palco e oltrepassa il sipario. 8, 3, 1. Perfetto, ragazzi. 8, 3, 1. Abbiamo il codice, nel prossimo video andremo a salvare la vittima. Per il resto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato divertente, utile, interessante. E ricordatevi di lasciare like, commenti e sharing. I link alle pagine Facebook, sapete, sono sempre in descrizione di video. E per il resto, porci, sempre fidelis in metal. Ci vediamo presto. Statevi bene. Ciao ciao!